Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Che impresa ragazzi, che impresa, la Virtus Entella ragazzi. La Virtus Entella è agli ottavi di finale di Coppa Italia, ha battuto il Genova. Pazzesco, pazzesco, che vittoria, complimenti Complimenti alla Virtus Entella, perché se la sono meritati questo raggiungimento, perché è stata veramente una stagione strana, strana e ripeto strana per la Virtus Entella. È iniziata veramente a novembre, da pochissimo, per quel caso ripescaggio. Non si sapeva se dovevano giocare la Serie B oppure la Serie C. La Serie B o la Serie C, ma alla fine hanno giocato in Serie C e stanno anche facendo molto molto bene. Devono ancora recuperare delle partite, ma secondo me è una delle squadre che veramente lotterà per la promozione finale, per tornare subito in cadetteria. E ragazzi, la Virtus Entella, ragazzi, il derby ligure, se la sono sentiti veramente, la volevano questa vittoria e se la sono meritati, perché ragazzi, Genova ha segnato tre rigori e invece la Virtus Entella 3 gol su azione con un grandissimo Simone Icardi, doppietta nel tempo regolamentare. La Virtus Entella che era andata anche in vantaggio per ben 2 volte nei primi 90 minuti. Con il Genova che invece era riuscito a pareggiare ben 2 volte con i rigori di Christopher Piontek, che torna a segnare anche se non su azione ma su calcio di rigore. Poi nei tempi supplementari il gol di Lapadula, sempre su calcio di rigore, aveva portato i grifoni in vantaggio 3-2, ma poi pareggio al 120esimo, che ha portato la Virtus Entella ai calci di rigore. Là ragazzi, lì è la lotteria e i calci di rigore è veramente un destino. E il destino ha portato l'Entella agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Roma all'Olimpico. Quindi sia il Novara che l'Entella andranno a Roma ad affrontare Lazio e Roma. Quindi veramente, ragazzi, un'impresa clamorosa, un'impresa clamorosa. Non ci sono veramente parole, non ci sono parole. Cioè, ricorda diciamo, l'impresa che ha fatto l'Alessandri, sempre contro il Genova. Sempre contro il Genova, ricordiamo, eh. Che è iniziata questa grandissima cavalcata dell'Alessandria, che poi è arrivata fino alle semifinali. Quindi veramente io sono contento, perché comunque sono bellissime storie da raccontare. La Virtus Entella è una squadra comunque che è stata anche in Serie B fino all'anno scorso per tanti anni, quindi è una squadra che il nostro calcio la conosce molto molto bene. Però comunque fa sempre piacere rivederla sempre protagonista, perché è una società seria e che lavora veramente molto bene da anni. E invece parliamo del match della serata delle ore 20:45, forse quello meno scontato. Se il Genova poteva perdere, dopo parleremo ancora di Genova e Entella, ma soprattutto di Juric, ragazzi, perché sono delle novità clamorose su Juric. E quindi, niente, il match delle 20:45 vedeva opposto il Torino contro il Sudtirolo. È arrivata una vittoria netta del Torino, 2-0, una partita mai in discussione. E i gol arrivati uno nel primo tempo e uno nel finale, firmati Soriano e Edera. Quindi il Torino che avanza e affronterà la Fiorentina negli ottavi di finale. Un risultato veramente importante, che quindi avvale la vittoria del Torino domenica contro il Genoa 2-1. E il Torino sta facendo, lasciatemelo dire, il Torino sta facendo sicuramente una bella cavalcata questo anno. È una squadra seria, costruita molto molto bene. Aspettavo il gol di Zaza, personalmente oggi. Oggi io mi aspettavo il gol di Zaza, però comunque ha ritrovato Soriano che non era veramente tanto ben visto a Torino nelle ultime settimane, perché tutti dicevano: ragazzi, un grande acquisto, Soriano non si vede, gol di Soriano. E quindi una bella risposta nel campo per l'esterno del Torino. Quindi agli ottavi ci sarà la sfida contro la Fiorentina, un bello ottavo di finale, Fiorentina-Torino. Molto molto bello, molto interessante. E invece l'impresa dell'Entella che andrà a Roma all'Olimpico a sfidare i giallorossi, una sfida veramente clamorosa. Ma parliamo del Genova, perché dopo la partita, dopo la fine della partita, dopo la fine di questa disfatta, la possiamo chiamare disfatta, perché perdere contro la squadra di Serie C ci sta, proprio per essere chiamati disfatta, è una disfatta del Genova. E da quando è arrivato Juric, il Genova veramente ha fatto bum 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 bum, così ha fatto, è andato giù, è crollato il Genova, perché con Ballardini il Genova era una bella squadra, ma con Juric non è veramente imbroccata una. E quindi, ragazzi, è arrivata la notizia tanto, diciamo, attesa. Juric è stato esonerato e al suo posto arriverà Cesare Prandelli, quindi il ritorno.
di Cesare Prendelli, io sono contento. Sono contento perché veramente è un'occasione che se la deve giocare con tutte le carte in regola che può avere, perché Cesare Prendelli è un grande allenatore, e staremo a vedere come si comporterà. Terzo cambio di panchina, Ballardini, Juric, Prandelli. Tre allenatori neanche in tre mesi di gioco? Pazzesco, pazzesco. Ragazzi, per questa reaction è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e seguitemi su Facebook e Instagram. Ciao a tutti ragazzi!